ci dice Franca, che l'amore, l'amore grande, quello che si incontra raramente, c'è. Ed è una cosa delicata, delicata. Potremmo dire come un fiore che è stato creato qui, dove siamo noi adesso, qui il parco del primo maggio era nei giardini, questi erano i giardini, del conte Giuseppe Torre. E qui il conte Giuseppe Torre creò nel 1850 la camellia japonica, la Vergine di Colle Beato. E questo fiore stupendo che io ho visto anche a sette spirali, camellia japonica, un fiore giapponese, è legato ad una leggenda. E questa leggenda giapponese ci narra che c'era una volta un principe. Questo principe si chiamava Susanoo, era il dio della tempesta, dell'uragano, del vento. E questo principe, Susanoo, era imprigionato nel regno del serpente ad otto teste, e il serpente ad otto teste pretendeva ogni anno il sacrificio di una giovane donna, di una fanciulla. Susanoo decide di liberare il suo regno e di liberare le donne che venivano sacrificate al serpente ad otto teste. Quindi va nel regno dei morti e forgia una spada. E in questa spada vi rinchiude un raggio di luce. Quindi si mette davanti alla caverna, attende che esca il serpente ad otto teste. Intanto sta passando un corteo con la principessa Campo di Risosi, l'ennesima donna come femminicidi, che deve essere sacrificata al serpente ad otto teste. Quindi Susanoo attende l'uscita del serpente, lo uccide, libera la principessa, che poi in seguito poggia la spada a terra insanguinata, il manto verde si tinge di rosso e nasce un arbusto, nasce un fiore bianco macchiato di porpora. Questo fiore viene chiamato Tsubaki, o rosa del Giappone. Questo fiore sta a ricordare i sacrifici delle donne al serpente ad otto teste. Questo fiore è la camelia